Il lavoro non si è mai fermato, io è più di un mese che sto tessendo la tela per far sì che tutto si risolva positivamente per il Brindisi. Spero che nella settimana prossima riusciamo a dare notizie più precise, siamo veramente ai dettagli, non è una questione di costi, è una questione di dimostrare innanzitutto alla città che la società che c'era lascerà un bilancio in ordine. La società che acquisisce dovrà sicuramente forse rinforzare la società e creare un progetto per il futuro, ma che tutto si chiuda con il rispetto di tutte le parti in campo. Ecco che ci sarà sicuramente una conferenza stampa a cui sarò io presente come advisor e la parte che acquisterà il Brindisi, e in quella seduta spiegheremo tutto. Io posso parlare sempre per il 95% delle quote, poi c'è il 5% dell'Aper Brindisi, che è una questione che non so se a livello di statuto possa incidere, però comunque per la parte acquirente non rappresenta un problema, l'una o l'altra soluzione, 100%, 95%.